Ho chiamato il 118 nel frattempo col telefono alla spalla perché sono andato avanti nelle manovre. Poi è arrivato un vigile, siccome l'incendio stava aumentando, abbiamo portato di qua e ho continuato le manovre. Poi a un certo punto si è ripreso e nel frattempo che sono arrivati i vigili ancora bombola d'ossigeno e poi l'ambulanza, abbiamo tirato fino in fondo là, tra l'altro una persona corpulento, quindi è stato anche molto difficile muoverlo. Adesso non so, l'ospedale. Lei ha uno studio medico qui, quindi insomma per fortuna è intervenuto tra l'altro, lei. Qua non c'era nessuno, sono stato il primo a scendere, magari con un po' di incoscienza, però secondo me che adesso qua proprio in questo corsetto dopo dovrebbe successo. E mi sono trovato questa sorpresa che ovviamente è stato di reagire. Ci dicevano che forse una persona che dormiva qua, insomma. Ma sentivo i commenti di altri condomini, pare che fosse non un condomino che occasionalmente venisse qua a pernottare, comunque a parcheggiare la macchina. Anche una volta avevo un garage aperto, in effetti ho trovato all'interno del garage parecchie immondizie, mozziconi eccetera, quindi poi non so se fosse la stessa persona, però sicuramente qua all'interno entrano persone non condomini che non sono autorizzate ad entrare. Oltretutto c'era il cancello rotto da un po' di tempo, quindi ovviamente questo ha favorito l'ingresso di estranei in un posto in cui è fatturata. Quando è sceso, che immagine si è trovato di fronte con l'incendio? Vabbè, un'immagine apocalittica, perché c'erano le fiamme che arrivavano là, la macchina che scoppiettava. Mi sono anche preoccupato perché non sapevo a che punto fosse l'incendio, se fosse in evoluzione, se la macchina esplodesse, però non potevo lasciare lì una persona praticamente che era inerme, morta, quindi avevo fatto quello che dovevo fare. Grazie, le posso chiedere come si chiama? Michele Tagliani. Medico, sì. Medico che ha lo studio qua in sostanza. Grazie, gentilissimo, grazie.